Mamma mia, oggi giorno di recensioni, caro M. Ce l'abbiamo fatta, prima o poi l'avremmo fatto. Ce l'avremmo fatto. È un giorno, segnatevi il giorno, perché oggi è veramente un gran giorno. Oggi giorno in cui oggi è 30, ma il video non so quando uscirà. Vabbè, indifferente. Oggi giorno, gran giorno, perché oggi riusciamo a recensire l'ultimo bimbo di Emma, giusto? Esatto. M qua, Mappul e GMP Moe Polier Screen. È proprio lui, quello che sgranava di brutto, tre domeniche di fila. Mamma quanto. Ho sgranato sgranato, messo a posto, in tre volte tre problemi diversi. C'è un fucile che spara da Dio, spara velocissimo, spara precisissimo, ma porca troia che due palle, porca troia che due giganteschi coglioni. Quindi passo a lei il testimone. Ok, allora qua abbiamo un bellissimo M4. Vediamo anche che gli M4 secondo me è perfetto. Sì, assolutamente. Chi vuole partire con una base decente, io direi di iniziare anche con questo. Beh, sono 300 euro di fucile, quindi si può permettere 300 euro. Vabbè, e sì, dice voglio iniziare con una bella replica. Questa, secondo me questa va bene. Non la cambierete mai. Noi sono innamorato. E io odio gli M4, tra parentesi. Sì, non sei un amante degli M4. No, assolutamente no. Cosa abbiamo qua? Allora, iniziamo a dire che quello che vediamo non è quello che vi arriva a casa. Cioè, abbiamo qua un mirino laser che ha preso lui. Qua invece di un angle avevamo una vertical grip. In foliage green. In foliage green come il paramano e il calcio. Anche la grip. Yes sir. Ok, poi questo attacco cinghia non c'era. E vabbè, ovviamente. Vabbè. Calco che il para vetrino della merda non c'è. E c'era un M-Bus appunto per il Delta davanti. Venduta, tolta, venduta subito. Si vende da Dio, si vende subito una goduria. Tanto sì, non l'avrei mai esatto, usata. C'è questo bell'acqua che comunque gli dà quel tocco. Anche perché la stessa gitta di merda qua è talmente corta che se tu montassi l'M-Bus e un altro il mirino, qualsiasi tipo di mirino, non ci sta. Quindi automaticamente il mirino deve... O se ci sta, ci sta proprio così al pelo, magari troppo avanti. Allora, iniziamo a dire che è un full metal come Gucci, ok? Yes, sir. Ovviamente le parti in ABS, grip motore, calcio, CTR, molto carino, uno dei miei preferiti, anzi il mio preferito. E il paramano che è tutto particolare, non come i classici M4. È il Moe. Ok. È il sistema Moe. Bene. Poi per il resto, come abbiamo detto, Gucci metallo, cranio metallo e basta. Ho scritto fucile, ma cioè devi scrivere la particolare. Allora, è, suo, è il fucile più solido che abbia mai provato. Cioè non ha minimo gioco in nessuna delle sue parti. Beh, è una cosa. Ma questo è più bello, faccia di merda. Poi ha questo particolare frontale, il Moe, comunque, che può non piacere. Esattamente, a me non mi fa impazzire. Sì. A me sinceramente è bello perché gli puoi infilare tante cose. È esattamente quello. Va a gusto. È molto pratico, poiché esistono molti accessori in vendita su qualsiasi tipo di negozio che sono proprio adatti specificamente per questo tipo di frontale. E in effetti questo sia la dita che c'è qua sotto dove ho attaccato questa bellissima angle full grip, sia queste dittine qua laterali, sia questa qua, sia dove ho messo il mirino, sono adatte proprio per il Moe. Addirittura esistono i porta remoto, fallo vedere, i porta remoto dove io ho attaccato il remoto. Hai attaccato la minchia. Ho attaccato la minchia, ma ho attaccato la minchia dove posso attaccare il laser, dove tu non puoi farlo, faccia di merda. Capito? Non è il mio problema. Qua abbiamo un bellissimo calcio CTR, 6 posizioni regolabili, solidissimo. Lo puoi usare per spaccare il muso M se vuoi e funziona. Il fucile è molto leggero. Sì. È molto molto leggero. Molto maneggevole. Molto maneggevole. E come spara, porca mia puttana. Spara veramente bene. Abbiamo una raffica che è una 7.4 che si aggira sui circa 19 colpi al secondo. Lei usa una 7.4? Io uso una 7.4 perché non voglio sforzare, dato che mi si è rotto tre volte, tre domeniche di fila. Bene. Non la uso. Una 11.1 qua la regge, teoricamente. Vogliamo provare, regge, Massimo Sgrani. No, regge una 11.1, rende regge, però si aggira circa sui...
sui 25 colpi al secondo. Quindi porca puttana, un fucile che nasce così. Che motorino abbiamo? M120 GMP. Allora, high speed, molto high speed, colpo singolo. Ovviamente non è uno dei migliori, però comunque gira. In effetti colpo singolo rispetto al mio P90, che comunque molto quanto high torque, la senti a differenza, ma come raffica, porca troia. Poi abbiamo una canna bella lunga, quindi precisione assicurata. Sì, classica. E poi abbiamo una classica da M4. Vedi che nel M4 non sono esperto, quindi ovviamente non posso dire. Abbiamo nel paramano si mette la batteria. Per smontarlo si deve tirare indietro questo ambardan qua e staccare la parte su che non ci voglio staccare, perché sennò mica la batteria mi gira. Come i classici M4 con il paramano classico, anche questo qua è uguale. E ti fa girare i coglioni velocemente. Non cambia niente. La bella è che puoi per doppiare batterie sdoppiate. Preferibilmente, perché sono più strette, quindi si tirano più facilmente all'interno. Anche tripla ci sta? Sì. Sì, ci sta, ovviamente facendo un po' di giochi di prestigio, perché comunque si andrebbe a filare la terza cella. Le terze celle si andranno a filare qua sopra. Sì, vabbè, quindi ci sta. Cucine. Possiamo mettere comunque una lipo grossa. E le classiche 9684 ci stanno. E io sinceramente non le ho provate, però devono essere strette. Se sono strette, se è una 9.6 sdoppiata ci sta. Ah, ok. Quindi ci sta. Vabbè. Cioè, non è che sono, sto sgrillettando abbastanza velocemente, ragazzi. Quindi abbiamo una raffica non indifferente. Stiamo usando una 7.4. 7.4. Quindi, questo è quello che avevo a caso. Loghi, di qua. Loghi dall'altra parte, bellissimo. Abbiamo loghi qua sopra, loghi sul calcio. Quando c'è una cosa la mango ti riempi i fucili di loghi. Abbiamo i loghi addirittura qua, sulla canna qua. Che storia, che cosa fantastica, no? E questo sarà il fucile che io domani userò in urbano da noi. Quindi vi metterò il video quindi, a uscire dopo. Per gli amanti della Scam Scope, patate via il cazzo, perché questo fine settimana devo provarlo. Provo a giocare. Che provo, gioco questo, farò un massacro come al solito. Io invece, vabbè, lo facciamo. Ok, facciamo quindi per me è tutto. Niente, allora da S M mi ha toccato, perché mi ero dimenticato. Chiedo venia, cari ragazzi. Ripari, da S! Allora da S! M! E chi? Dovrò mettere una voce tipo che viene dall'alto. Tipo Dio. Che parla, sa. Ok, è tutto. Ricordiamo sempre, cari gargiulli, di spararsi poche seghe e cliccare qui nella faccia di S per iscriversi al canale, perché sennò una viene una bella pido e vi uccide. E la pido non significa tuttora, eh. No, io ho fatto così perché era la prima cosa che mi veniva in mente. Esatto. Perché lui a lui piace un epidot, non è vero. Non è vero. Ok. Poi polliciazzo in su. Commentate sia qui che sulla pagina di Facebook. Qualsiasi cosa noi cerchiamo di rispondere. Vai, piazzala. No, non l'ho fatta. Non l'hai piazzata. Ho già detto Facebook, quindi niente, a posto. Al prossimo video, gameplay di recensione o vlog. Ciao belli. Peter.